fra tanto dolore di uomini persi, ti prego rinasci Gesù. Asciuga le lacrime amare di morte e schiudici l'eternità. Vieni Gesù, Maranatha, speranza di pace per noi. Vieni Gesù, Maranatha, rivelaci il volto di Dio. Fra tanti conflitti e minacce di guerra, riporta la pace Gesù. A tutti gli oppressi traditi dall'uomo, ridona la libertà. Vieni Gesù, Maranatha, speranza di pace per noi. Vieni Gesù, Maranatha, rivelaci il volto di Dio. Fra tante ingiustizie e occulti poteri, insegnaci la tua umiltà. Sei tu il solo giudice dell'universo per tutta l'eternità. Vieni Gesù, Maranatha, speranza di pace. Dedicato qui nella chiesa di San Giuseppe, fra poco ci sarà la cena di San Giuseppe. Signora, niente, se lei ci vuole dire come si svolge questa cerimonia. Allora, innanzitutto è una tradizione antica che ci viene tramandata dai nostri antenati, quindi si cerca per quello che è possibile di non tralasciare niente e di continuare per quello che è possibile. Lei da quanto tempo si ricorda che si fa? Da tantissimo, eh? Sì. Sì, è vero, io sono del 61, quindi mi ricordo sempre, ci sono state sempre queste cose. Non è mancata quasi mai, diciamo. Quindi fra poco alle 10:30 ci sarà la Santa Messa, sì, poi la processione si arriverà al Calvario. Si fa per le vie del paese. E poi ci sarà. Si sosta dove c'è qualche ammalato, così per pregare. E poi si svolge così chiamata la tradizionale cena che rappresenta la Sacra Famiglia. Se c'è qualche devozione particolare, qualcuno che diciamo ha un vuoto, allora già magari lo dicono e si siedono quelle persone che hanno questa intenzione. Quindi ci sarà Maria, San Giuseppe, la Sacra Famiglia e Gesù. Che rappresentano la Sacra Famiglia. La Sacra Famiglia. Quindi questa cena che cosa si offre? Pasta e ceci? Sì, una volta si offrivano pasta e ceci, adesso l'hanno un po' rimodernata, nel senso hanno fatto la pasta a bucatini con il sugo, con la carne di maiale. Poi verranno offerte a quelli che si siedono anche la frutta e poi in ultimo gli daranno una ciambella di pane. Aspettiamo. Poi il seguito è che per quelli che intervengono alla festa vengono offerte i fichi secchi, pane, fette così, e il vino. E chiunque vuole assaggiare, la priorità ce l'ha, diciamo, la pasta, la priorità ce l'hanno sempre la parte per gli ammalati. Occhi anche per le persone, è stato interessante, c'è stata sempre questa cosa. E poi chi c'è assaggia fino a quando basta, così. La signora come si chiama? Rosa Rizzo.
Rosa Rizzo, sì. Signora Rosa Rizzo, noi la ringraziamo. Di Arsigliato. Non la ringraziamo per il momento, per l'ospitalità, per la gentilezza, per questa breve intervista che ha raccontato un po' la storia della tradizione di questo territorio, di questa frazione di Orsigliati, diciamo comune di Ricalde. Grazie signore, buon proseguimento e buona festa per il momento. Grazie, la ringraziamo tantissimo, grazie. Il volto di Dio, vieni Gesù, Maranatha, rivelaci il volto di Dio. Cosa ricordate di questa cena voi qua? Noi ricordiamo tutto, è un'antichità, è antica. Sono anni che si fa questa festa, in Orsigliati. Sono anni? Anni. Ero piccolino io. E quindi si faceva come adesso? Cioè come adesso, sempre la stessa tradizione da adesso. Quindi la messa, poi la processione. La messa, la processione, tutto lì. Poi c'è San Giuseppe, la Madonna. La Sacra Famiglia. La Sacra Famiglia. La casetta di San Giuseppe era quella là. La casetta detta di San Giuseppe. Lo ha lei il signore? Rizzo Francesco. Rizzo Francesco, quindi il papà della signora Rizzo Rosa? No, lo zio. Ah, lo zio. Il signore invece? Io sono Muzzupappa. Muzzupappa, che lei stava a Torino nel 60. Io sono a Torino negli anni 60-75. Adesso sta qui in pensione. Adesso sono qui in pensione e via. Va bene, non la ringraziamo, già da stamattina è stato molto ospitale, noi la ringraziamo. Io ringrazio a lei per la sua... Grazie. Noi adesso, diciamo, riprenderemo tutto. Riprenderemo dopo. E ci vediamo dopo. Grazie tantissime, dopo buona festa. Dopo la processione si riprende tutto di nuovo. C'è la processione, prendete la processione. Sì, tutto. Sì. E poi prendiamo la cena, no? Durante... La cena, tutto. Ce n'è per tutto. Ce n'è per tutto. Lei cosa ci vuole dire? Cosa vuole aggiungere? C'ha qualcuno fuori dalla Calabria che vuole salutare qualche fratello? No, ma fuori dalla Calabria. L'ho all'estero, a Buenos Aires. Noi arriviamo fino a lì. In Argentina. Sì, saluta il suo, chi è? Il suo fratello, il suo nipote. Saluto mia sorella Caterina. C'è Caterina, ti saluto tanto. Ti saluto tanto. E pure mio nipote Domenico. Che si trova sempre in Argentina. In Argentina. Nella via Carlo Calvo. E lei è stato anche lei in Argentina? Come sento, nervita così. Va benissimo. Grazie signor Rizzo, complimenti. Tante cose. E buona festa, grazie. Grazie. Thank you.
frazione di Ricati, il parroco anche di questa chiesetta bellissima. E se ci vuole dire qualcosa di anche questa cena che è uguale all'altra parrocchia, no? L'altra comunità, prego. Sì, io penso che forse questa cena qui è ancora più antica dal punto di vista storico di quella che c'è adesso a Brivale, che è stata rimessa dopo, no? Ecco, però questa è una tradizione molto molto antica, ecco, ve la dirò, oltre la messa, ripetere questo gesto di condivisione, ecco, in cui praticamente si mangia assieme, ecco, dopo la messa si condivide il pasto, soprattutto certe volte ci sono anche dei cibi particolari, tipo antichi di una volta, pasta e ceci, oppure anche i pani, i fichi secchi, ecco, c'è un pochettino queste novità, queste cose, ma un pochettino adesso viene anche aggiornata pure con cibi moderni, con cibi certo, oggi. Mi diceva la signora Rosa che non si fa più pasta e ceci, ma... No, viene... Praticamente era così. Adesso si fanno pure altri cibi, altre cose, in cui c'è sempre una famiglia... Uno rappresenta San Giuseppe, l'altro la Madonna, il bambino che mangia assieme, e tutti gli altri condividono nella gioia questo momento. Va bene, questo. Va bene, don Tommaso, grazie tante, buona festa anche a lei e buon lavoro, grazie, lì all'altra parrocchia. Se facciamo in tempo veniamo a fare una visita. Grazie.